E grazie all'insistenza di Fratelli d'Italia, se oggi la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati organizza un'audizione al presidente dell'INPS Tridico. Lo abbiamo chiesto noi, non si è voluta fare di presenza, avrei voluto partecipare anche personalmente, ma è consentita la partecipazione solamente da remoto e solo dei rappresentanti dei gruppi in commissione. Invece penso che tutti i parlamentari avessero il diritto di venire qui a fare delle domande legittime al presidente dell'INPS e ci dispiace che questo non sia stato possibile. Sarà possibile vedere la diretta streaming solo e unicamente anche qui per l'insistenza di Fratelli d'Italia. Ci sarà il nostro capogruppo Walter Rizzetto in commissione a fare le domande che avremmo voluto fare tutti quanti, perché sono molte le risposte che il presidente Tridico non ha dato sulla vicenda del bonus dei 600 euro, dei parlamentari, dei rappresentanti politici che hanno preso quel bonus. Punto primo, avrei voluto chiedere al presidente Tridico se, come fece Fratelli d'Italia al tempo, anche lui abbia segnalato al governo che non era normale una norma che doveva aiutare chi era in estrema difficoltà, che non prevedeva un tetto degli stipendi, che non prevedeva, come faceva ad esempio la nostra proposta dei 1000 euro, che quei soldi fosse possibile erogarlo solo a chi non aveva più di un tot sul conto corrente, su chi era realmente in difficoltà. Fratelli d'Italia al tempo lo segnalò, mi chiedo se lo abbia fatto anche Tridico. Punto secondo, questa notizia pare da alcuni organi di stampa di 5 parlamentari che avrebbero richiesto il bonus esisteva e girava da maggio. O da maggio pareva conoscerlo il presidente dell'INPS. Il presidente dell'INPS ci tiene a dire in audizione: non l'abbiamo fatta uscire noi la notizia, io l'ho data solo al consiglio, al CDA dell'INPS. Bene, CDA in cui siedono diverse persone con i segretari, e quindi è un po' una presa in giro dire non l'ho fatta uscire io, l'ho data solo a una decina di persone. Ma soprattutto, se la notizia era notata a maggio, perché esce adesso? È ragionevole quello che dicono alcuni organi di stampa, che la notizia esce adesso perché adesso serviva a distogliere l'attenzione dalla vergogna di un governo che aveva fatto esattamente il contrario di quello che chiedeva il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, quando si è trattato di chiudere l'Italia, di attivare il lockdown, e che continua a tenere segreti diversi verbali di quel Comitato Tecnico Scientifico, perché se fosse così vorremmo sapere se le informazioni che riguardano i cittadini, i parlamentari o non, e che sono in possesso dell'INPS, vengono utilizzate politicamente nel momento in cui servono. Terza questione, questa vicenda dei parlamentari vergognosa, non ci sono parlamentari di Fratelli d'Italia, ringraziando Dio anche qui ci siamo distinti, questa vicenda vergognosa dei parlamentari che prendono questo bonus finisce nella commissione antifrode dell'INPS, e qui, anche qui ci sono alcune domande interessanti da fare. È una frode o non è una frode aver preso quei soldi? Perché se è una frode vogliamo sapere perché l'INPS l'ha erogata. Se invece non è una frode, allora vuol dire che la commissione antifrode dell'INPS si occupa di cose inopportune, vergognose ma inopportune, non illegali e non frode. Va bene, ci sta bene anche questo, ma allora vogliamo conoscere anche tutte le frodi. Vorremmo sapere, per esempio, perché secondo me è inopportuno anche quello, quanti tra i componenti degli staff dei ministeri hanno fatto richiesta per questo bonus. Non so, i portavoce dei ministri, piuttosto che il loro staff. Vorremmo sapere se per esempio ha richiesto il bonus e ottenuto il bonus uno di quei 450 membri delle task force del governo. Vorremmo sapere quanti hanno preso il bonus tra i navigator, gente pagata 2.000 euro al mese per non fare assolutamente niente. Dovrebbero in teoria trovare il lavoro a chi percepisce il reddito di cittadinanza, non l'hanno trovato praticamente a nessuno, li paghiamo 2.000 euro al mese per non fare nulla. Vorremmo sapere se anche loro prendono anche, hanno chiesto anche il bonus da 600 euro, questi signori assunti su chiamata del Movimento 5 Stelle senza alcuna selezione e senza alcun concorso. Sono tante le domande da fare, troppe le domande alle quali il presidente Tridico non ha risposto, ragione per la quale noi crediamo che lui si debba dimettere per incapacità e che ancor prima si debba dimettere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e tutti i ministri che hanno consentito che si erogassero 600 euro a gente che magari aveva conti milionari mentre gli italiani facevano la fame.